penso di poter dire se tu aspettavi una reazione, la squadra l'ha avuta nel momento cruciale della partita, perché prendere un gol a 4 minuti dalla fine e avere la forza di reazione per realizzare una partita vuol dire avere carattere. Questa squadra ha dei difetti, ha sbagliato solo a Prato il secondo tempo, all'Aquila un po' il secondo tempo e domenica a Carrara. Però la squadra, da questo punto di vista qui, è sempre stata, ha sempre dato. E oggi, quando sembrava che la situazione crollasse, ti ha tirato fuori questo gol e poi anche la palla se Merini la mette dentro, la vinciamo. Eravamo in tre. Fino a oggi, secondo me, abbiamo raccolto sempre meno di quello che abbiamo seminato. Però è così. Scelte difficili quelle che tu hai fatto oggi, soprattutto in fase di impostazione di squadra. Le risposte che hai avuto ti hanno soddisfatto oppure no? Sì, da questo punto di vista qui le scelte fatte oggi mi hanno pienamente soddisfatto. Io non penso di aver visto una Pistoia se non equilibrata, forse abbiamo poco offeso davanti, ma Merini non può giocare più di 20 minuti, 25, sarà un problema, è un problema. Emanuele è entrato dopo 13 minuti del secondo tempo, è andato bene, ma il piano tattico era questo, provarla a vincere restando equilibrati il primo tempo e provarla a vincere. Abbiamo rischiato di perderla, però sarebbe stata ingiusta, ma è così. Io non ho da rimproverare niente alla squadra, anzi, una squadra che non è viva, che non rema con l'allenatore, oggi te la perde la partita, invece ci hanno creduto. E per questo ringrazio i ragazzi. L'Arezzo era partito 3-5-1-1, voi più o meno vi eravate messi a specchio, poi l'Arezzo ha cambiato nell'intervallo con l'ingresso di Bentancur, ha cambiato nuovamente anche lei, è stata anche una partita un po' a scacchi, no, tra lei e Capuano. È stata, da quel punto di vista lì, secondo me una bella partita, dal punto di vista tattico. Primo tempo non con occasioni, però c'era delle giocate. Poi loro l'hanno cambiata, l'abbiamo cambiata anche noi e secondo me meritavamo di vincerla. Perché abbiamo preso gol, secondo me viziato anche da un fallo, da una gamba tesa. E per fortuna, per bravura dei giocatori, per impegno, l'abbiamo recuperata. E questo è un buon segnale. L'infortunio di Divari? Divari va all'ospedale, ora trauma cranico, è svenuto. Però bisogna dargli merito. Ma parlavano di setto nasale rotto? Sembra di sì. Bisogna dargli merito anche del gol, da capitano. Questa squadra sicuramente sta rendendo meno delle aspettative, però come impegno, io sicuramente avrò sbagliato, però come impegno questa squadra, questo gruppo, gran parte di questo gruppo sta dando tutto. La classifica comincia a farsi